Babano di Cavour ci sarà la quarta gara del campionato italiano di power pooling. Andiamo a intervistare una persona che non abbiamo mai visto, che è la prima volta che partecipa alle gare del campionato. Bene, bene, allora, come ti chiami? Fausto. Oggi, quest'anno è la prima gara e spero che non sia l'ultima e magari il prossimo anno continuare con il campionato. E che trattore guidi? Un International 955 modificato da me. E come l'hai modificato? E questi sono segreti. Ho messo una turbina abbastanza grande e una grossa pompa della nafta. Grazie mille. Chi è che lo guida questo trattore oggi? Eccoci qua! Questo signore guiderà questo bel trattore. Ma speriamo vada e portarlo a casa sano e poi vedremo qualcosa, cerchiamo di fare. E lei come si chiama? Armando. Grazie mille anche a lei. Grazie a lei. Venga signor Fissolo, venga qui. Cosa guida? 190-42. Wow! Speriamo. Qualche lavoretto, qualche rottura. Adesso speriamo che ci dia qualcosa di soddisfazione. Bene, allora lo seguiremo con ansia. E in bocca al lupo. Siamo arrivati alla gara di Babano di Cavour con Davide Milanesio al secondo posto in campionato. Gli chiediamo che previsioni ha per la gara e per il futuro del campionato? Certo, certo. Allora, buongiorno Davide. Ciao. Allora, raccontaci qualcosa di questo secondo posto. Come l'hai raggiunto? Un po' fortuna per rotture di altri e anche grazie un po' a Charlie, che alla fine è lui che fa lo spettacolo, è lui che tira la slitta. Io muovo un acceleratore avanti e indietro. Ma Charlie chi è? È il mio trattore. Accanto al trattore di Roberto Abbà, il primo in classifica del campionato di quest'anno. Gli chiediamo come andrà oggi? Beh, certo, buongiorno signor Roberto. Allora, come andrà? Ma speriamo che vada bene, a Ceva sono andato bene, oggi spero di migliorare, cercare di battere diciamo i più forti che veramente vanno bene. Ma ci dica qualcosa di questo suo potentissimo mezzo? Ma niente, dopo le modifiche che ho fatto a Ceva non ho cambiato niente, adesso proviamo a giocare un po' sulle gomme, sulla pressione, la velocità, questa è la velocità. E il suo trattore ha un nome? Sì, si chiama Lupin Terzo e gli ho dato quel nome perché mi piaceva Lupin Terzo da bambino, sono sempre rimasto appassionato. Beh, ma noi sappiamo che Lupin è fortunato, quindi sicuramente vincerà, dai, proviamo, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Siamo qui vicino al trattore di Massimo Doria che si ripropone una splendida tirata come quella che ha fatto a Ceva qui a Babano di Cavour. Cosa ne dici se gli chiediamo come andrà, un pronostico su questa gara che lui non vuol mai fare, ma se glielo chiedi tu secondo me lo farà. Mi dicono che mi dirà come andrà questa gara. Se come Ceva benissimo, speriamo che sia come Ceva, noi ce la mettiamo tutta, la macchina è a posto, ci proviamo. Ma ci dica qualcosa su questo trattore? Queste due gare è andata bene, via diciamo, no, siamo contenti. E il nome di battaglia? Del trattore Green Star. Bene, allora noi ci aspettiamo grandi cose da lei, mi raccomando. Noi ce la mettiamo tutta, ok? Grazie. A più tardi. Grazie. Buongiorno, siamo qua con il signor Giovanni a vedere una cosa un po' particolare. Signor Giovanni, ma sta facendo la granita? No, niente granita, sto solo mettendo del ghiaccio per raffreddare l'intercooler. E questo potente mezzo quali caratteristiche ha? Ma niente di particolare, una cosa un po' innovativa forse appunto l'intercooler. Bene, allora in bocca al lupo e ci vediamo più tardi in pista. Grazie. Marco Monetti, il primo concorrente che si qualificherà per la gara di oggi a Babano di Cavour. Vai Marco, vai! Bravissimo come sempre! Vai Stefano! Stefano è abituato a dare molto spettacolo durante il tiro.
E bravo Stefano che si qualifica anche. Intanto vediamo Simone Appino pronto a partire. Vedremo cosa ci farà vedere. Vai Simone! Non è andata tanto bene la partenza di Simone. Simone Appino con il suo Thunder, un trattore realizzato su meccanica Fiat. Ora vedremo cosa farà. Un attimo di pazienza, la castina sta per essere fissata al trattore. Via Simone! Dai gas e facci vedere cosa fa il tuo Thunder! Simone, vai, vai, dai gas, ecco fatto, ha fatto full pull, bravo Simone, ci vediamo in finale, vai Davide, dai gas. È andata male la partenza di Davide Milanesio. Hai dato gas nella maniera giusta. Dai gas! Molto bene, bravo, full pull. Roberto Abbassi è qualificato, facciamogli un applauso. Ecco, si dispone davanti alla slitta Fasano Fausto con il suo International. Ricordiamo che Fausto è la prima gara di campionato alla quale partecipa, alla quale si iscrive. Speriamo che riesca bene nella tirata, che si qualifichi e che possa seguire le prossime gare di campionato. Il trattore è stato agganciato alla slitta, catena in tiro, bandiera rossa lo tiene fermo e fra poco la bandiera verde lo fa partire. Dai gas! Beh, capita, rifacciamo, come se non fosse successo niente. Non abbiamo superato i 20 metri, perciò direi che possiamo rifare la partenza. Perché vi ricordo che se il trattore in fase di partenza non riesce a superare i 20 metri, è come se la partenza fosse nulla e viene rifatta immediatamente. Nel caso il trattore superi i 20 metri e copra una distanza che va tra i 20 e i 100 metri, ma non superi i 100, viene rifatto il tiro di qualifica. Se poi non riesce in ogni modo a variare i 100 metri, non si qualifica e quindi salta le finali. Non è stato questo il caso di Fausto Fasano, che non ha superato i 20 metri, il suo trattore è stato riagganciato alla slitta e vai Fausto, facci vedere che cosa sa fare il tuo International! Dai gas! Tirata, bravo Fausto, ad occhio così dovresti aver fatto full pull, sentiamo dalla telemetria che cosa ci dicono. Possiamo considerarla una sfida in famiglia, Adriano che tira sull'Ideal Power e papà Mauro sulla slitta, che cerca di frenarlo.
senza sconti, perché il Mauro è intransigente. Bene, vediamo l'Ideal Power che si sta posizionando davanti alla slitta. La catena è stata agganciata. Giuseppe sta dando l'indicazione ad Adriano su come posizionare il trattore. Il motore sta andando su di giri e adesso vedremo cosa succederà. Vai! Bravo Adriano, full bull, senza dubbio, non aspettiamo neanche la telemetria. Armando è pronto a partire, lo tiene fermo la bandiera rossa del commissario e fra poco darà gas finché ce n'è e sentiremo il motore del suo 1300, un Iveco 8360, ruggire come un leone e vedremo dove farà andare la slitta, dove la tirerà. Vai Armando, dai gas finché ce n'è! Bravo Armando che ti sei qualificato con un full pull, ti aspettiamo in finale. Massimo Doria pronto a partire con il suo Green Star. Vai Massimo, dai gas, facci vedere che cosa sai fare. Cosa dire? Meglio di così non potevi farci vedere. Bravo Massimo, hai fatto full pull e noi ti aspettiamo in finale. Sali dal via. Dai gas, finché ce n'è. Ed ecco che il Same Drago motorizzato con un motore Iveco 8360 ha dato il meglio di sé e Michele si è qualificato con un bellissimo full bull. Ti aspettiamo in finale Michele, un applauso a Michele Pighi. Chiuso la porta del trattore, chiuso la porta della slitta, bandiera rossa, fra poco ci sarà quella verde e Giuseppe Bottazzo ci sarà a vedere cosa saprà fare con il suo vecchio tuono. Vai Giuseppe! Vai Giuseppe! Benissimo, il vecchio tuono non si è smentito e neanche il suo pilota. Ha fatto full pull. Bravo Giuseppe, ti aspettiamo in finale. Bene, allora siamo quasi pronti. Giovanni è stato agganciato alla slitta e fra poco si cimenterà per qualificarsi per la finale. Intanto Giovanni sta mandando su di giri il suo 8 cilindri. Ricordiamo che il Turbo Star è motorizzato con un Iveco 8 cilindri 8280, pardon. Vai Giovanni, dai gas! Benissimo, qualificato in pieno con un bellissimo full pull. Un applauso per Giovanni Lanfranchi da Piacenza. Vai Antonio, facci vedere che cosa sa fare il tuo Volvo. E bravo, full pull. Si qualifica anche Antonio. Bene, allora abbiamo pronto agganciato alla slitta
il 190-42, pulcino bianco e vai, motore su di giri, gancio in tiro e via. Via, rifacciamo la partenza perché una non ci piace, ne facciamo un'altra. E che problema c'è? Allora, la slitta si sta riposizionando alla linea di partenza. Adesso agganciamo la slitta un'altra volta, il Turbo Star di Claudio Fissolo, e poi rifacciamo la partenza. Bene, pronti per il secondo tentativo di qualifica. Dai gas Claudio, facci vedere che cosa sai fare con il tuo Turbo Star. Vai Marco, dai gas, facci vedere cosa sai fare. Ottima prestazione. Adesso ci facciamo dire due parole dal Marco, che non può scappare. Marco, com'è andato questo tiro? Ma l'avete visto anche voi, credo sia andato bene. Bene, come sempre. Speriamo di non fargli la guerra al figlio. Speriamo di no, comunque Marco ci ha abituato sempre ad uno spettacolo bellissimo. Bravo Marco, un applauso per Marco Monetti. Stefano Monetti pronto alla partenza. Vai Stefano. Benissimo, bellissimo tiro. Stefano Monetti, anche lui ci abitua ad uno spettacolo incredibile. Impenna sempre il trattore al momento della partenza. Allora, due parole da Stefano Monetti, avanti. Ha dato questo tiro, Stefano? Abbastanza bene, grazie. Ci fai sempre vedere un bellissimo spettacolo, impegni questo trattore come fosse un motorino. Bravo Stefano, grazie. Pronto alla partenza Simone Appino con il suo Thunder, vai Simone! Thank you.
Simone, com'è andata? È andata male, si è di nuovo chiusa la sicura. Killer Vince si è chiuso e non ho capito, ma togliamolo questo Killer Vince, così non dà più fastidio. È tutto da togliere. Tutto da togliere. Per la prossima gara, auguri Simone, in bocca al lupo. Vedremo che cosa saprà fare Davide. Il motore su di giri, si sente rombare l'80-60 di Charlie, che non delude mai. Un motore molto robusto. E vai Davide, facci vedere che cosa sai fare. Benissimo, benissimo, bellissima tirata. Bene, allora intanto vi comunichiamo i metri totalizzati da Davide con il suo Charlie. Hanno fatto 80,98. Allora Davide, com'è andata oggi? Più o meno, abbiamo un problema pompante che perde, ha sparato il primo aereo. Beh, ma niente di grave, comunque hai fatto un'ottima tirata, 80 metri non sono mica pochi, eh? Tu sei abituato agli standard superiori, comunque è un ottimo risultato. Nel frattempo io sto chiacchierando, ma Roberto Abba è pronto a partire, fra poco darà sfogo alle sue velleità e pigerà fino in fondo la manetta del gas. E vai Obi, dai gas, facci vedere cosa sai fare. Benissimo, ottima tirata, un pelo meno di 60 metri, 58 metri e 41 centimetri. Bene, stiamo aspettando Roberto Abba che sta per essere accompagnato ai paddock. La sua tirata di 58 metri è al di sotto del suo standard normale, tuttavia un'ottima prestazione. Sentiamo un po' che cosa ne pensa. Cosa ne dici di come è andata la tua gara di oggi? Poteva andare meglio, non so. Non so spiegarlo. Beh, ma è successo qualcosa di particolare o è un incidente così, una partenza un po' malfatta? Ma ho sprezionato un po' troppo all'inizio e ho perso tempo. Ormai Adriano Pellegrino ci ha abituato ad uno spettacolo di prim'ordine, quindi speriamo che anche oggi ci faccia vedere andare a sta slitta molto lontano. Il motore sta andando su di giri. Vai Adriano, facci vedere cosa sa fare il tuo Ideal Power. Un bellissimo spettacolo, siamo prossimi ai 100 metri. Benissimo, 95 metri e 96 per l'Ideal Power. Bravo Adriano, bravo. E mentre la slitta torna al suo posto, noi aspettiamo Adriano qui sulla linea di fuga e gli chiediamo come sta, tanto che il dottor Scopolo sta prendendo il quadro. Adriano, com'è andata? Bene, bene, benissimo. Cosa ci dici di questa tua tirata? È stata una bella tirata. In effetti non possiamo che dire che sia vero, è stata una bellissima tirata, bravo, complimenti. Armando pronto a partire, dai gas, facci vedere cosa sai fare con il tuo 1003. Beh, ti abbiamo detto di dare gas ma non di esagerare, così hai esagerato un po'. Bene,
Intanto che aspettiamo Armando che ci passa davanti, Massimo Doria si sta posizionando sulla linea di partenza. Di Armando Liprandi, al quale chiediamo com'è andata. Andava bene, però fino a un certo punto poi si è rotta, è partita la turbina. Allora sicuramente a Robio farai meglio. Ciao Armando, in bocca al lupo. E intanto laggiù in fondo alla linea di partenza vediamo Massimo Doria che ha messo in tiro la catena al suo Green Star. Vai Massimo! Bellissimo pull pull, un applauso per Massimo Doria, bravo Massimo! Intanto sta arrivando Massimo Doria al traino di questo New Holland. Massimo, com'è andata? Ma dalla distanza sembra bene. Senti, ma adesso ti faccio una domanda che è un po' che ti voglio fare. Ma se negli altri trattori si misura la potenza in cavalli, nei John Deere si misura in cervi? Più o meno. Ok, benissimo, allora questa tanti cervi. E intanto mi sono distratto, ma dalla partenza non si distraggono, non concedono scampo. Allora c'è Michele Pighi che con il suo drago sta per partire. Dai gas Michele, facci vedere che cosa sai fare. Bellissima tirata di Michele Pighi con il suo drago. Intanto che stavo parlando con gli amici di Babano, vi ricordo che nel padiglione gastronomico loro si stanno preparando per la cena, quindi se c'è qualcuno di voi, dei presenti, che si vuol fermare a cena, loro stanno organizzando, stanno cuocendo le costine. John Deere. Ok, Michele, com'è andata? Abbastanza bene, speravo di fare qualche metro in più, però... Vabbè, ma non devi esagerare. Ci sa che sembra di arrivare fino in fondo. Vediamo, e Verbi dov'è oggi? È andato al mare. Ah, capito. Slitta pronta, commissario con bandiera rossa che tiene fermo il trattore, ma fra poco sventolerà la bandiera verde e Giuseppe Botasso darà gas finché ce n'è al suo vecchio tuono e ci farà vedere un bellissimo spettacolo. Vai Giuseppe! Benissimo, benissimo, bellissima tirata. Bene, intanto aspettiamo che Giuseppe Botasso esca fuori dalla pista al traino del trattore scopa e gli chiederemo anche due cose sulla sua tirata di oggi. Com'è andata Giuseppe? Benissimo, meglio di così non poteva andare. Pensavo bene. Tu non deludi mai, né tu né il tuo vecchio tuono, complimenti! Ora il 190-48 di Giovanni Lanfranchi sta per essere agganciato alla slitta e poi ci offrirà un bellissimo spettacolo. Giovanni non si smentisce mai, ci ha abituato a farci vedere un sacco di belle tirate con il suo bellissimo Turbo Star nero. Bene. Tra poco viene smantellata la bandiera verde e vai Giovanni, giù col gas, finchecene! Benissimo, benissimo Giovanni, una bellissima tirata! Hai fatto full pull!
grazie per lo spettacolo che ci offri ogni domenica. Che ci racconti? Beh, sono contento, mi fa piacere di aver fatto un buono spettacolo. E... è sempre bello veder tirare questo Turbostar. Grazie. Complimenti, ti aspettiamo domenica prossima a Rovio. Il navigatore, la tua funzione nella piramide aziendale. Allora, la pressione dei giornali. Ho capito, è un lavoro molto importante. Ok, cosa ne dici di questa tirata? Tanto abbiamo sbagliato qualcosa. Vabbè, si può mica sempre fare tutto giusto, dai. No, un'ottima tirata comunque. L'importante è divertirsi. L'importante è divertirsi. Bravi ragazzi, ci vediamo domenica prossima a Rovio. Siamo pronti per la premiazione, iniziamo dalla categoria modificati 4 cilindri, chiamiamo sul palco Marco Monetti al primo posto, che prenda posto sullo scalino più alto del palco, e Stefano Monetti, secondo classificato, al quale il rappresentante degli amici di Babano consegna il premio. Bravi, complimenti, complimenti per lo spettacolo, complimenti per la partecipazione al campionato e complimenti per la passione con cui Marco e Stefano preparano i loro trattori. A Pino Simone, categoria Light Tractor, unico partecipante, quindi primo. Bravo Simone, complimenti. Bene, procediamo con la premiazione della categoria Pro Stock e chiamiamo sul palco Adriano Pellegrino. Adriano Pellegrino sullo scalino più alto del palco. Davide Milanesio con Charlie, secondo classificato. Abba Roberto, Lupin terzo, terzo classificato. Per completezza di informazione diamo i metri delle tirate. Adriano Pellegrino ha tirato la slitta a 95 metri e 96 centimetri. Davide Milanesio a 80 e 98 e Abba Roberto a 58 e 41. Adesso chiamiamo sul palco Armando Liprandi e Massimo Doria. Massimo Doria ha tirato la slitta oltre la riga bianca, full pull. Armando Liprandi ha fatto 50 metri e 59 centimetri, quindi primo e secondo classificato. Michele Pighi, il pilota di Drago, di Same Drago, e Bottasso Giuseppe. Benissimo, allora gli amici della Proloco di Pabano consegnano i premi al primo e secondo classificato. Allora, adesso chiamiamo sul palco i concorrenti che hanno partecipato con il loro camion. Chiamiamo Lanfranchi Giovanni, primo classificato. Grosso Antonio, secondo classificato. E Fissolo Claudio, terzo classificato. Claudio, ti aspettiamo per la premiazione. Graziosa signora a cui chiediamo chi è. La moglie. Ah, la moglie allora è autorizzata a ritirare il premio. Un applauso alla moglie di Claudio Fissolo. Bene, gli amici di Babano stanno consegnando i premi.